Era il 4 giugno del 1994, quando dame e damigelle, abbigliate dei costumi creati dall'estro di Nicoletta De Angelis, sfilavano per la prima volta nelle vie di Orvieto, alla vigilia della festa del Corpus Domini, per recarsi all'interno del Duomo ad assistere ai Vespri. E per radunarsi, accompagnate da musici e popolani, per gioire di danze medievali, giochi di bandiera, esibizioni di trampolieri e falconieri. Da allora, il sabato che precede la sfilata del corteo storico Città di Orvieto, la coreografia del corteo delle dame può subire qualche variazione, ma quello che non è cambiato è l'entusiasmo con cui il gentil sesso ha trovato un proprio spazio all'interno di una manifestazione nata per rievocare il potere politico e militare del comune medievale e dunque correttamente riservata, da un punto di vista storico, a una sfilata di soli uomini. Il corteo delle dame rievoca il clima che si viveva anticamente per i festeggiamenti del Corpus Domini, quando a Orvieto giungevano, al seguito di padri e consorti, le gentildonne delle nobili casate feudali delle terre assoggettate, tutte tenute, per statuto, a presiedere ai grandi eventi che si svolgevano in città. In quei giorni, sospese le controversie interne e le guerre per il predominio dei territori, a benvenuto e onore delle dame ospiti si alternavano eventi religiosi e occasioni ludiche. Tutta la città partecipava ai festeggiamenti e per questo, intorno a personaggi maschili e femminili delle nobili casate, si raduna anche un gioioso gruppo del popolo. Nel tempo, i costumi delle dame si sono moltiplicati. Nella loro realizzazione si è avuta l'accortezza di usare la stessa raffinata arte e la stessa cura dei particolari con cui sono stati confezionati i costumi del corteo storico, per vestire con splendida dignità le gentili figure del nobile corteo delle dame. Il sabato della settimana in cui ricorre la festività del Corpus Domini è l'unica occasione per poter ammirare, lungo le vie magnificamente addobbate della città e nel solenne scenario del Duomo, questo suggestivo spettacolo che ricrea l'atmosfera del libero comune medievale. Le poche ore della sfilata sono frutto di un lungo e paziente lavoro di organizzazione, che comincia molti giorni prima nei locali dove, con grande cura e ordine, sono conservati i costumi. Sarte sollecite provvedono a rinfrescare e stirare gli abiti, ad attaccare polsi, rifiniture e colletti, a dispiegare stendardi e bandiere affinché tutto risulti impeccabile per essere sfoderato e indossato. È l'associazione Lea Pacini ad occuparsi di tutto quello che concerne l'evento. Formata da numerosi volontari e diretta da un comitato di gestione, provvede a conservare e arricchire il raro e pregevole patrimonio di costumi e a organizzare ogni anno i cortei. Il tutto in vista dei festeggiamenti del 750° anniversario del Corpus Domini, previsti con un biennio giubilare per il 2013 e il 2014.